E salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultimo episodio della serie di Assassin's Creed Unity. Ovviamente questo qui non sarà l'ultimo video di Unity, ma ne farò altri riguardanti le missioni secondarie oppure dei tutorial. Per oggi completeremo la trama principale con la missione Il Tempio, finirà dove tutto è iniziato. Germaine si nasconde nel tempio. Trovalo e uccidilo. Ok, quindi dobbiamo far fuori il Gran Maestro dei Templari che, come sappiamo tutti, è l'argentiere che avevamo salvato, che era tenuto in ostaggio da Lafreniere. Quindi Assassin's Creed Unity poteva finire decisamente prima se non lo salvavamo, però noi non ci lamentiamo perché è stato un bel percorso molto divertente. E vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito la missione. Dividiamoci. Non so se. Così non ci prenderanno entrambi. Forse hai ragione. Ci vediamo dentro. Se puoi uccidere Germain, fallo. Germain si è costruito una vera fortezza. Non vedo punti deboli. Ok, questa qui sarà almeno la seconda volta che in cui do dovremo assassinarlo, ma che forse questa volta sarà quella definitiva. Non abbiamo opportunità, quindi dobbiamo crearci noi un'opportunità e cerchiamo di entrare nella fortezza senza farci vedere o magari senza farci uccidere. Allora, io direi di sarà molto difficile perché io ci metterò un bel po' di tempo per salire. Ecco, mi dispiace, non volevo spingervi. Ok, allora, guardiamo un punto su cui salire. Allora, su dove possiamo salire? Su questo lampione. Saliamo da qui, ok. Nemici, ecco. Ce ne sono parecchi, quindi. Allora, buttiamoci nel lago. Vabbè, nell'acqua. Nell'acqua che circonda la fortezza, però tutti ci sparano. Quindi non so come fare. Ok. Delle catacombe, non lo sai? Si crede la reincarnazione di Jacques Demy. Puoi scherzare? Non dico dove va, ma essendo laggiù per vivere il suo passato, qualche assurdità. Quello è matto. Non credo nemmeno che Demolé sia laggiù. L'ho detto, Ok ragazzi, anche perfino le sue guardie lo sbeffeggiano, quindi non lo so, però dobbiamo salire. Ok ragazzi, allora ho fatto fuori tutti i bersagli che erano qui in zona, quindi adesso potrei andare tranquillo qui su e trovare Germain.
Non passerei per la finestra, che magari ci sono altri nemici. Passiamo direttamente per di qui. Ok, no. Stavo guardando se stessi registrando davvero. Ok, vai, saliamo per di qui. Ok. Eccolo qui. La spada quella Cosa cavolo? dell'inizio della storia, quella lì. Ok. L'assassin prodigo ritorna. È successo? Ok. Ok, sì, credo che le guardie ci abbiano aiutato a capire che Germain stesse per andare alle catacombe, quindi credo che stiamo per andare per di lì, però prima io ne approfitterei per per sincronizzarci. Vai. Ora ti strapperò le budella. Allora, andiamo alle catacombe che sarebbero qui. Ok. Vai, bomba fumogena, ok. Ci salva sempre la vita. Bene. Ovviamente bomba fumogena, fammi. Ok, li stiamo seminando. Vai. Pensavi di poterla scampare così? Solo perché François de la Serre non aveva figli maschi, non temevi alcuna vendetta? Vendetta, eh? Sei miope proprio come tuo padre. Senti chi parla. Dove sono le larghe vedute nella tua sete di potere? Il potere. Che assurdità. Il potere. Che assurdità. Non è mai per il potere, ma solo per il controllo. Tuo padre non te l'ha insegnato. Tuo padre non te l'ha insegnato? Il nostro ordine si è corrotto. Si è smarrito nelle trappole del. È in quella stessa bugia in cui imprigioniamo. Quella stessa bugia in cui imprigioniamo le masse. Ti ucciderò! Hai sentito quello che ho detto? Il mio piano va oltre la mia vita. Ok,
Gli è caduta la spada dell'Eden, ok. No, noi siamo in mezzo a delle macerie, dobbiamo liberarci. No, Elise. No, però c'è Germain. Lei si sta contraddicendo perché... Aspetta. L'altra no. No, ok. Vai ragazzi, andiamo. Il momento tanto atteso, vai, ok? No, è morto da solo. Elise, no. No, ragazzi, è morta. Ok, intanto c'è lui che vuole riprendere la spada dell'Eden, ma noi glielo impediremo. Vai, dagli il colpo finale. Vai. Bravo, hai ucciso il cattivo. È così che immaginavi la scena in cuor tuo, non è vero? Oh, io non sono qui e non sono nemmeno là. Al momento mi sto dissanguando sul pavimento del tempio, ma pare che il padre della comprensione ci abbia concesso di parlare un po'. Ah, una delle mie preferite. Non capivo queste visioni che mi perseguitavano. Alte torri d'oro, città scintillanti come l'argento. Stavo diventando pazzo. Ma poi sono arrivato qui. Alla cripta di Demolay. Dai suoi scritti ho capito. Capito cosa? Che non so come. Attraverso i secoli parlavo con il Gran Maestro Demolay. Che avrei dovuto purificare l'ordine dalla decadenza e dalla corruzione che lo contaminavano. E che avrei ripulito il mondo per ritrovare la verità del padre della comprensione. Non è andata secondo i piani. I profeti di Rado sono apprezzati dai contemporanei. L'esilio e lo scherno mi hanno spinto a rivedere la strategia. Tento nuove strade per realizzare i miei propositi. A qualsiasi costo. Il nuovo ordine deve distruggere il vecchio per sorgere. E se gli uomini temono la vera libertà, tanto meglio. Se assaggiano il caos, ecco che poi tornano a obbedire. Le nostre strade si dividono. Pensaci. La marcia del progresso è lenta, ma è anche inarrestabile. Tu hai posticipato soltanto l'inevitabile. Una morte non ferma la massa. Forse non sarà la mia mano a ricondurre l'umanità verso il suo destino. Ma accadrà. Pensaci quando ti ricorderai di lei.
Ok ragazzi, abbiamo completato il gioco definitivamente, ufficialmente. È stato fighissimo. Comunque abbiamo ottenuto la spada dell'Eden e gli abiti da maestro assassino di Arnaud. Comunque è stato epico. Avete visto quello che l'obiettivo di Germain, che è il gran maestro dei Templari, che era quello di ricostituire l'ordine dei Templari, che era diventato ormai corrotto e voleva ricostruirlo sotto immagine del Gran Maestro Demole, quello dell'inizio della storia. È stato epico, infatti lui aveva detto anche altre cose di cui poi ne parleremo se avremo tempo. E lui comunque è vero, lui ha sfruttato la rivoluzione per ricostituire l'ordine dei Templari, e aveva detto pure che se i cittadini temono la vera libertà, ancora meglio. Comunque, poi ne parleremo anche di questa frase, e abbiamo completato anche il gioco, è stato epico. Spero che stiamo registrando, comunque, probabilmente sì. Ok. Il credo della confraternita degli assassini ci insegna che tutto è lecito. Un tempo credevo significasse che posso fare ciò che voglio, perseguire i miei ideali a qualsiasi costo. Ma ora capisco. Il credo non permette, il credo avverte. Gli ideali sfociano spesso nel dogma, il dogma nel fanatismo. Nessuna entità ci giudicherà. Nessun essere superiore ci punirà per i nostri peccati. Alla fine, solo noi possiamo difenderci dalle ossessioni. Solo noi possiamo decidere se percorriamo la strada giusta. Ci crediamo vendicatori, profeti, salvatori. Combattiamo contro i nostri nemici e loro combattono noi. Sogniamo di lasciare il nostro segno nel mondo. E perdiamo la vita in una guerra che non compare nei libri di storia. Nulla è reale, tutto è lecito. Ciò che siamo, ciò che facciamo inizia e finisce con noi. Ok ragazzi, epico, adesso ci saranno i titoli di coda. Ah no, chi ci sarà? Napoleone, vero che un po' di anni dopo diventerà anche il primo console, poi imperatore. Ok ragazzi, ci sono i titoli di coda, una cosa che un po' tutti vogliamo che non esistessero, però ci sono. Vabbè, intanto approfittiamone per parlare un attimo del gioco, cioè è stato epico. Andiamo avanti veloci così che ci risparmiamo tutto il tour delle catacombe a rallentatore. Comunque, è stato fighissimo, mi è piaciuto tantissimo. Ok. Finché non avrai le nostre notizie, continua a esaminare i ricordi di Arnaud in cerca di altre cose che può aver visto. Dagli storici, campioni di DNA. Tutto può tornarci utile. Ok, comunque. Ok, comunque andrò a rivedere un attimo le frasi dei ricordi di Germain, quelli dopo che l'abbiamo assassinato, perché voglio risentire così, perché
analizziamo un po' quello che ha detto e magari poi ne parlerò in un video, perché Germain ha utilizzato la scusa della rivoluzione per distrarre il popolo e ricreare il ricostruire l'ordine dei templari come era una volta. Io vorrei un attimo. Ah, ok, no, si poteva, ok, si potevano saltare fortunatamente. Perfetto, ragazzi, ora cosa abbiamo qui? Ok, ci hanno fatto spawnare qui su un ok, qui in un bel giardino. Comunque abbiamo la spada dell'Eden. Io concluderei qui il video. Ci vediamo in un prossimo video, sempre di Unity, in cui magari giocheremo a missioni secondarie. Ok, sì, vabbè, qui. Ok. In missioni secondarie o tutorial. Comunque io concludo qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci a tutti.